iPhone 12 Pro Max è un grande iPhone. Il più grande iPhone mai costruito, infatti. Il display da 6,7 pollici è lo schermo più grande mai visto su qualsiasi iPhone. E il sensore fotografico? Neanche a dirlo, il più grande mai montato anche rispetto agli altri tre modelli di iPhone 12 che Apple ha presentato quest'anno. La batteria? Beh, è grande ed è quella che dura di più. Supporta le reti 5G e si ricarica con MagSafe e si può avere in 4 colori bellissimi su un telaio in acciaio inossidabile, resistente all'acqua e alla polvere. Tutto in questo grande iPhone. Seppur il prezzo sia il più elevato a listino, non è molto più caro del più piccolo iPhone 12 Pro. Costa solo 100 euro in più a parità di archiviazione, con un prezzo che parte dai 1289 euro con 128 GB per arrivare ai 1639 del 512 GB. A patto di spendere questi soldi avrete un display più grande, una batteria che dura decisamente tantissimo e un sistema fotografico e video ancora più pro. Se quindi le dimensioni non sono un problema per voi, vale decisamente la pena sceglierlo perché ovviamente ha tante cose da offrire. Tutte grandi! Non ve la voglio raccontare, l'iPhone 12 Pro Max è un telefono molto grande, tuttavia le misure non la raccontano tutta. Numeri alla mano, è solo un pochino più grande dell'11 Pro Max, ma con il nuovo design squadrato ad angoli netti lo fanno sembrare molto più grande di quello che in realtà è e lo rendono un filo più impegnativo da tenere in mano rispetto a un telefono dai lati curvi. Sarà una percezione ancora più evidente quando lo inserirete in una cover protettiva, rendendolo ancora un filino più grande, ma necessario a proteggerne il design così prezioso. La soglia del troppo grande è perciò sfiorata e resta comunque utilizzabile. Mai come quest'anno Apple ha lanciato una gamma così ampia che inizia dal piccolo iPhone 12 mini per spingersi oltre e realizzare questo grande iPhone. Un consiglio, se avete modo di vederlo dal vivo, andate e tenetelo in mano. Così sarete più sicuri. Tolto il fardello delle dimensioni, vedremo le tre caratteristiche principali che identificano questo iPhone dal resto della gamma. 1. Il modulo fotografico, 2. Il display e 3. L'autonomia. Partiamo dalla prima, la più importante, il sistema fotografico e video diverso e molto più completo dagli altri tre, compreso l'iPhone 12 Pro. Lo schema è lo stesso di quest'ultimo con tre fotocamere, una grandangolare, un ultra grandangolare e un tele con l'aggiunta del sensore LiDAR. La modalità notte è ora estesa a tutti e tre gli obiettivi, facendo un passo avanti rispetto alla gamma iPhone 11 e così anche i sistemi Smart HDR3 e Deep Fusion. Delle tre lenti è solo l'ultra grandangolare ad essere identica a tutti gli altri modelli di quest'anno. È migliorata molto, assorbe più luce ed è più nitida agli angoli, ma è anche l'unica che non garantisce la qualità top in confronto agli altri due, seppur sia sempre di buon livello. Sono la fotocamera principale grandangolare e il teleobiettivo ad essere molto diversi sul Pro Max. La grandangolare, seppur abbia lo stesso obiettivo con apertura f1.6, ha ora un sensore fisicamente più grande e con pixel più grandi che si traducono nella capacità di catturare più luce con meno rumore. È anche stabilizzato in modo differente rispetto a tutti gli altri iPhone 12 che hanno il classico stabilizzatore sull'ottica con il compito di ridurre le vibrazioni. Il 12 Pro Max passa la stabilizzazione sul sensore come le fotocamere professionali, che si sposta per attenuare i movimenti rendendolo molto più fermo e stabile. Il nuovo sensore ha quindi pixel più grandi ed è anche in grado di aumentare il livello massimo degli ISO. Gli ISO indicano il valore che misura la sensibilità di luce in grado di assorbire un sensore. Più alto è, meglio è. Rispetto all'11 Pro Max parliamo di un aumento raddoppiato, il che si traduce in foto quasi prive di rumore, in scarsa condizione di luce e un sostanziale aumento netto anche rispetto al già ottimo iPhone 12 Pro. Non sempre però ne coglierete il vantaggio perché dipende dalle condizioni di luce in cui effettuerete i vostri scatti.
Di giorno al sole o in condizioni luminose, le foto saranno quasi identiche e piene di colori a quelle scattate con il 12 Pro. Quando però la luce si abbasserà, il 12 Pro Max farà la differenza. Ormai quasi tutti i telefoni in condizioni di bassa luminosità attivano in automatico la modalità notte, allungando il tempo di esposizione e obbligandoci a tenere fermo il dispositivo per alcuni secondi. Con il 12 Pro Max questo avverrà molto meno spesso, perché grazie al nuovo sensore e alla capacità ISO non ne sentirà il bisogno. Quando comunque si attiverà, avrà sempre tempi inferiori che raramente superano il secondo di esposizione, contro i 3 di media del 12 Pro. Meno esposizione è uguale a più nitidezza, e lo vedrete. Se iPhone rileverà di essere montato su un treppiede, la cosa si farà ancora più interessante, disattivando la stabilizzazione ottica e arrivando ad un'esposizione da 3 a 30 secondi per risultati non pensabili da uno smartphone fino ad oggi. Tutto questo avanzamento è ulteriormente migliorato dallo scanner LiDAR, che permette di scattare fotoritratto in modalità notte con un drastico aumento della precisione dei dettagli ed un calo del rumore. Si notano soprattutto qui evidenti migliorie rispetto al 12 Pro. Anche la fotocamera con teleobiettivo è migliorata, ma in modo diverso. Il sensore è lo stesso del 12 Pro, ma uno zoom da 2,5x con un obiettivo f2.2 meno luminoso del 2x f2.0 del 12 Pro. Ci troviamo di fronte quindi ad uno zoom più lungo che si avvicina di più, ma che allo stesso tempo raccoglie qualcosina in meno di luce. I risultati sono comunque degni di nota, con un filo di rumore impercettibile in più quando scatteremo di notte. Rumore di cui si occuperà il sistema Smart HDR3 presente su tutti gli obiettivi, che manterrà i colori autentici togliendone il rumore di troppo. Tutti i vantaggi di cui vi ho parlato finora sono validi anche per la parte video, ma in modo meno evidente. O meglio, per accorgersene completamente sarà necessario guardarli da uno schermo ampio come quello di un televisore. Di notte troverete più dettagli con meno rumore nelle parti buie e saprà fare meglio del 12 Pro, già eccellente sotto tutti i punti di vista. Posso dire quindi che le migliorie sono più evidenti sulla parte foto che su quella video. Registra in uno splendido 4K a 60 frame per secondo e lo fa applicando lo standard Dolby Vision, che è un game changer assoluto. 10 bit con gamma dinamica estesa. Dal display di iPhone 12 Pro da TV compatibili sarà possibile ammirare i filmati che vi lasceranno a bocca aperta, mentre se li invierete o li pubblicherete sui social saranno convertiti automaticamente per restare di ottima qualità. Una cosa assolutamente da migliorare fin da iPhone 11 Pro è il riflesso che generano gli obiettivi di notte, soprattutto quando scattate con illuminazione artificiale posta ai lati. È fastidiosissimo e rovina le foto perfette di iPhone 12 Pro e Pro Max. Un consiglio se vi capita: pulite con cura le lenti prima degli scatti. Spesso si tratta di un leggero velo di sporco o di un'impronta digitale. In conclusione, ci troviamo di fronte al miglior comparto fotografico mai montato su un iPhone, e forse su tutti gli smartphone. Sensore più grande, obiettivi più veloci e stabilizzazione migliorata abbinati allo scanner LiDAR permettono di ottenere foto ricche di dettagli al sole e senza rumore di notte, dove gli altri fanno fatica ad arrivare. Questa dote unica sarà destinata a migliorare ancora quando debutterà iOS 14.3 con il sistema Apple Pro RAW, che ci darà modo di affrontare la fase di editing con un approccio completo e ricco di informazioni aggiuntive. Se ne volete sapere di più, correte a vedere il mio video su iOS 14.3 beta, che trovate qui sotto in descrizione. La seconda caratteristica distintiva del 12 Pro Max è il display. Ovviamente è più grande e passa dai 6,1 pollici del 12 Pro ai 6,7 pollici. La luminosità è eccellente e si estende fino ai 1200 nit durante la riproduzione di foto e video in HDR. I colori sono sempre precisi e credibili e la densità dei pixel impercettibile, come del resto su tutta la gamma iPhone 12. Tuttavia è rimasto fermo ai 60 Hz di aggiornamento alla frequenza, che potrebbe far storcere il naso a chi è abituato ai 120 Hz dei top di gamma Android di quest'anno. Chiamandosi Pro Max, forse almeno in questo modello 2020 avrei preferito trovarmelo anch'io. Ma nonostante questa mancanza, l'esperienza del display è di assoluto livello in uno spazio enorme che fa l'occhiolino ai tablet. Parlando di autonomia, la terza caratteristica del 12 Pro Max, inutile dire che è grande. Potendolo provare a fondo in questi 10 giorni, non sono mai riuscito a portarlo a sera sotto al 30%, e fidatevi di me quando vi dico che ne faccio un uso estremamente intenso. In certi giorni ho concluso la giornata con oltre 40%, e questo dipende in modo specifico dal tipo di rete che vi troverete di più ad utilizzare.
in casa da wifi sarà sempre migliore che da rete cellulare. Quindi le paure che avevo incontrato nelle recensioni di iPhone 12 e 12 Pro, che trovate in descrizione, qui sono completamente svanite. Forse non fa ancora quello che faceva l'11 Pro Max, ma è ad un passo. Sicuramente con le prossime versioni di iOS 14 questo dato non potrà far altro che migliorare ancora. Quindi telefono grande, grande autonomia. Non vi parlerò nel dettaglio del 5G integrato, perché a Parma non ho copertura e rimando l'argomento a quando arriverà la rete e sarà da considerarsi davvero pronta. Come per tutti gli iPhone 2020, troviamo al suo interno il superpotente SoC A14 Bionic, un piccolo mostro di potenza costruito a 5 nanometri e che ha prestazioni incredibili. C'è il supporto alla ricarica wireless veloce grazie al connettore magnetico MagSafe, che consente di ricaricare fino a 15 W contro i 7,5 a cui siamo abituati. L'incremento di velocità si vede anche se non è ancora ai livelli di quella garantita dal cavo con un alimentatore da 18 o più watt. A proposito di cavo, nella confezione troverete un tipo USB-C a Lightning, niente alimentatore e niente cuffie AirPods. Con il 12 Pro Max ci troviamo quindi davanti al miglior iPhone del 2020. Anzi, probabilmente di fronte al migliore di sempre. Se riuscirete a gestirne le dimensioni abbondanti, vi consiglio di fare il salto e sceglierlo al posto del 12 Pro. Vi troverete così fra le mani una fotocamera professionale che registra video cinematografici e si sente a suo agio più che mai di notte, contando su un'autonomia quasi da non credere, su un display da tablet dal quale potrete svolgere tutto. Lavoro, hobby e giochi. Il supporto al 5G è molto apprezzato, ma per il momento inutile visto che la rete in Italia è presente in poche città e servirà tempo per renderla performante come promette. Se venite da un 11 Pro Max e la fotografia è il vostro primo motivo, fate il salto, altrimenti potete forse aspettare l'anno prossimo. Se invece possedete un modello precedente, buttatevi perché non restereste delusi. Questi erano i miei pensieri sul grande iPhone 12 Pro Max. E adesso sono curioso di sapere cosa ne pensate voi, perciò vi aspetto qui sotto nei commenti. Quando passate di lì, ricordatevi per favore di lasciarmi un bel like se la mia recensione vi è piaciuta. Iscrivetevi al mio canale e fatemi felice attivando la campanella delle notifiche che vi avvertirà dell'arrivo dei nuovi contenuti. In descrizione trovate i link alle recensioni di iPhone 12 e 12 Pro e all'unboxing dei MacBook con Apple Silicon. Entro fine settimana arriverà la recensione e ci tengo la vediate perché si tratta di qualcosa di grande, una rivoluzione. Mi raccomando, la mascherina, sempre appesa bene alle orecchie. Se la metterete sempre, sarete anche voi grandi come iPhone 12 Pro Max. Per oggi è tutto, visto che ho parlato di un grande telefono, ci vuole un grande saluto. Un ciao grandissimo da Francesco. Ciao!